tra le varie e tantissime iniziative della Camera di Commercio, siamo di fatti vicino come sempre allo stand della Camera di Commercio, abbiamo anche una guida ai diritti. I diritti di chi? I diritti chiaramente dei consumatori, immagino. La guida è stata fatta ed è praticamente curata da Maria Elena, da Igor, adesso vi dico anche i nomi precisi, Maria Elena De Bonis, Teresa Innocenti e Igor Gallo. Allora, io inizierei da Maria Elena. Le guide sono state fatte con quale scopo principale? Allora, le guide sono nate nel 2008 e lo scopo è quello di informare, di dare ai consumatori ma anche alle imprese degli strumenti per conoscere meglio le normative, ma soprattutto per capire come vanno applicate correttamente, quindi quali sono i diritti di entrambe le parti e i rispettivi doveri. E le guide coprono argomenti molto vari, ovviamente sono realizzate da noi insieme ai colleghi del laboratorio chimico e al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino e sono su argomenti vari. Tra le ultime abbiamo la guida mutui, la guida giocattoli che appunto è stata redatta in collaborazione con Igor, poi ci sono guide in materia di sicurezza alimentare, da quelle più tecniche, per esempio la food defense che è dedicata alle imprese proprio per gestire eventuali problemi delle imprese agroalimentari, a guide invece di uso più comune tipo la guida crea il tuo menù, che si è rivelata uno strumento utile anche per i genitori che vogliano provare a proporre una guida, un menù vario ai propri bimbi e alle proprie bimbe. La guida ai mutui e la guida alla mediazione, praticamente questo mi sembra che sia, di aver capito, che si riferisca al fatto di la mediazione nell'acquisto di appartamenti, cioè di case. Tutti e due. Allora, abbiamo fatto sia una guida diciamo sulla mediazione delle controversie, questa procedura alternativa al giudizio che in Italia è obbligatoria per una serie di materie dal 2011 e quindi è una guida che spiega come il funzionamento di questa procedura e dà delle informazioni in merito a tutte le incombenze che bisogna seguire per poter presentare una procedura e quali sono i costi, insomma orienta il consumatore e spiega anche tutti diciamo i settori in cui questa procedura ad essere adottata in Italia. C'è anche però una guida sia alla vendita e all'acquisto della casa, sia una guida al rapporto che si instaura con il mediatore immobiliare. Vengono date delle informazioni utili al consumatore che si deve approcciare alla vendita e all'acquisto della casa e poi anche quindi se non vende diciamo privatamente anche per dare mandato al mediatore o perché deve acquistare o perché deve vendere casa. Con tutte delle informazioni anche pratiche in merito alle varie clausole contrattuali a cui bisogna porre attenzione. La guida mutui, sempre collegata all'acquisto della casa, perché fondamentalmente il mutuo la maggior parte di noi lo fa per acquistare la casa, spiega anch'esso quali sono le caratteristiche del mutuo, quindi quali sono le voci da andare a verificare quando ci si appresta ad andare in banca per chiedere delle informazioni e poi c'è tutta una parte relativa alle clausole che molto spesso non leggiamo perché sono scritte in piccolo e quindi ci sono una serie di focus sulle clausole su cui fare attenzione. Noi come contraenti deboli, queste clausole possiamo solo firmarle, però possiamo decidere a quale istituto di credito rivolgersi a seconda delle clausole che sono inserite nel contratto. Sembra la meno importante, ma ritengo che non lo sia proprio per nulla. L'ultima, quella che è la guida ai giocattoli, perché tra l'altro con l'invasione che dobbiamo sopportare di materiale che viene importato da posti dove sicuramente non ci sono i controlli che abbiamo noi, indubbiamente una guida che ci dia una mano a orientarci sia più che necessaria, giusto? Assolutamente sì, io ho partecipato alla redazione di questa guida appunto con Teresa e Maria Elena, è stato un lavoro interessante e utile, questo perché io mi occupo di vigilanza prodotti, quindi sono di questo settore della Camera di Commercio che svolge i famosi controlli sui prodotti che si trovano sul mercato. Abbiamo cercato di condensare le informazioni principali che il consumatore dovrebbe, gli aspetti rispetto ai quali il consumatore dovrebbe prestare attenzione al fine di acquistare giocattoli sicuri. Una su tutti, il prezzo. È chiaro che un prodotto che abbia una minima
qualità iniziale non può essere venduta a dei prezzi stracciati, quindi abbiamo cercato anche di porre l'attenzione su questo aspetto, spiegando perché un prodotto di qualità segue tutto un percorso di filiera, di dimostrazione di conformità che si porta dietro anche dei costi, quindi come dire, dubitare un po' di queste indicazioni di prezzo molto basse, come anche ci siamo concentrati sulle marcature e le avvertenze che dovrebbero accompagnare i giocattoli e aiutare appunto i consumatori, soprattutto i genitori, a guidare i bambini, che sono ovviamente una categoria che tra virgolette ancora non conosce bene, non sa ancora muoversi bene, quindi è importante educare il genitore onde evitare i rischi connessi con l'uso dei giocattoli. Anche perché chi fa la contraffazione normalmente cerca di contraffare anche il marchio di certificazione. Sì, assolutamente, infatti nei nostri controlli, oltre a un controllo visivo formale che potrebbe portarsi dietro una contraffazione magari fatto molto bene, però a campione facciamo anche proprio prove di laboratorio per verificare che effettivamente il prodotto sia conforme e superi le prove, quindi non sia solo un aspetto formale ma un aspetto sostanziale. Adesso l'ultima cosa che voglio chiedervi, penso che le due signorine siano le più adatte a rispondermi, è per i cosmetici cosa vale? Più o meno il discorso che ha fatto lui, più o meno chi risponde? Posso rispondere io? Allora, per i cosmetici il discorso è analogo a quello che ha fatto Igor, perché fondamentalmente bisogna stare attenti alle stesse cose, quindi guardare e leggere bene l'etichetta, che deve essere scritta secondo determinate regole che sono stabilite dall'Unione Europea, e stare attenti anche agli ingredienti che sono inseriti in etichetta, perché ci sono degli ingredienti che sono ammessi ma in percentuali che non devono superare una certa soglia, e comunque siccome molti cosmetici contengono conservanti bisogna anche porre l'attenzione a questo, proprio per un consumo consapevole. Chi magari ha una pelle più sensibile ed è soggetto ad allergie ovviamente deve stare attento e verificare quali sono compiutamente questi ingredienti. L'ultima cosa la chiediamo a Maria Elena De Bonis, e sarebbe: dove si trovano queste guide? Sono sicuramente, spero, gratuite, no? Sì, ah? Scaricano liberamente e sono sul sito della Camera di Commercio di Torino, quindi www.to.camcom.it, e nel motore di ricerca la cosa più semplice scrive guide di diritti. E oltre alle guide, da quest'anno c'è una novità, un video che spiega proprio, che è stato fatto in collaborazione con la scuola sperimentale di cinematografia. I ragazzi sono stati bravissimi perché hanno subito colto lo spirito delle guide di diritti, e quindi con questo cartone, con dei personaggi, degli animali molto bravi nei giochi a quiz, spiegano qual è lo spirito delle guide ai diritti. Cioè, se ho un dubbio, se voglio saperne di più, devo comprare casa, devo stipulare un mutuo, vado sul sito, leggo la guida e ho delle indicazioni sugli aspetti principali a cui fare attenzione. Guida ai diritti, tra l'altro l'evento si svolgerà tra poco alle 19:15, e Maria Elena De Bonis, Teresa Innocenti e Igor Gallo spiegheranno molto meglio e più diffusamente quello che ci hanno appena raccontato. Grazie. Grazie a voi.